Inviato dalle Iene qui allo stadio Angelini, che partita intanto hai visto, Filippo? Qui sono una bellissima partita tra due grandi squadre, degne prima e seconda in classifica del campionato. Devo dire che il Chieti meritava di vincere, soprattutto perché nel secondo tempo ha prodotto qualcosina in più. Primo tempo equilibrato, nel secondo tempo meritava il vantaggio. È peccato che non è scaturito, ma sarà per la prossima. Senti, un'altra cosa bella credo che sia stato un po' il clima di festa, tante famiglie sugli spalti, stadio strapieno. Bellissimo, io appassionato di calcio ti dico che dovrebbe essere così pure in Serie A tutte le domeniche. Lo sport è festa, è incontro, è giocare contro l'avversario ma rimanere amici, comunque è festosità, gioco, e veramente dovrebbe essere un modello per le grandi squadre del calcio professionistico. A proposito di modello, questa accoppiata che prima del fischio d'inizio c'è spettacolo, musica, insomma tanta gioia. Mi piace molto perché porta all'intrattenimento, no? Perché poi la domenica è festosa non solo per il calcio ma anche per gli ospiti, per il contorno festoso che si crea, e quindi mi piace questo modello quasi un po' americano di abbinare lo sport allo star system, allo spettacolo, perché da sempre spettacolo e calcio vanno a braccetto. L'ultima, ti vedremo presto? Ti stiamo già vedendo, ma ti vedremo presto dove? Allora, sicuramente alle Iene, e spero di tornare a vedere il Chieti perché mi sto appassionando tantissimo da oggi in poi al campionato del Chieti.